batterle. Dove vuoi? Guarda. Buon salve carissimi. Che vuoi? No, c'è Karen che non guarda la fotocamera. Scusate, stavo guardando se andava tutto a posto scala. Non è abituata. Buon salve a tutti, questo è Electric. Abbiamo due ospiti speciali per questo nuovo show che verrà trasmesso su Netflix, quinta stagione, primo episodio di Indovina l'anime. Effetti sonori, applausi. Ciao! Ciao! Con noi abbiamo Eren Blaze e Nina Nanna. Ciao! Lara, vai! E gli amici Ernesto Fiammata, se vogliamo italianizzare. Ernesto Fiammata, mi piace moltissimo. Adesso facciamo questa cosetta qua proprio. Adesso prendiamo un po' di anime, io dovrò disegnarli qui su questo schermo e loro dovranno indovinare. Si sfideranno quindi in questa challenge all'ultimo sangue. Chi vincerà? Eren Blaze o Nina Nanna? Chi ucciderà l'altro? Hanno 5 cuori a testa i nostri concorrenti e ogni risposta azzeccata toglierà un cuore all'avversario. In realtà, se indovini solo l'anime, mezzo cuore, se indovini anche il personaggio, un cuore intero. Io direi che possiamo iniziare. Okay. Speriamo di ricordarci tutti i nomi. Io direi che prima che sparate il nome, sì? Non lo so se fate tipo ding dong il pulsante. Oddio, come facciamo? Dobbiamo poi inventarci una prenotazione. Oh. Ce l'ho, alziamo le mani. Ma non posso dirlo, non ci può vedere adesso. Io non vi vedo. Io. Vabbè, ognuno quando parla, dai. Allora dite solo io. Dai, lo so. Io. Perché poi quello, cioè ovviamente se tu rispondi male, dopo non potrai più rispondere. Dovrei aspettare che l'altro risponda, che l'indovini. Ah, ho capito, ok. Devi essere certa, devi saper usare il tuo tentativo. Va bene, ci sto. Ma Karen, non utilizzerò anime troppo vecchi perché so che hai solo 16 anni. Quindi puoi conoscere soltanto i più recenti. Cosa dici tu? Fa ridere che mentre lo dice sono le 16:16. Lo show è diviso in tre categorie: anime vecchi, intesi anni 90, anime contemporanei, anime moderni, quindi tipo dal 2000 in poi, sì? E contemporaneissimi. Ok. Issimi, oddio. Issimi proprio, e quelli ancora non l'ho deciso, quindi. E quante manche faremo? Finché uno non muore. Siamo pronti? Io direi di iniziare. Vai. Vai. Con il primo anime anni 90. Siamo pronti? 3, 2, 1, inizio. Ma si è visto per un attimo un tizio con una chitarra, non c'entra? No, sarà stato lo sfondo. Allora, per adesso è una faccia. Ma giura? Sei sicuro che è una faccia? What the? Guarda, non sembra più una faccia. Ah, aspetta, Oh, cacchio. Io. Io. Per me è Junior di Dragon Ball. Bravo, era proprio Junior di Dragon Ball. Yeah. Quindi indovina sia l'anime che il personaggio. Pugno pieno a Lullaby. Perde un cuore e soffre. Dice, il colpo accusato. Quegli occhi erano inimitabili, mi spiace. Ma io avrei detto Vegeta, qualcosa così. Vegeta. Non so, mi sembrava Vegeta. Mi sono prenotato con l'intento di poi ragionarci quei 2 secondi. Mentre infatti, tu continui a disegnare, ma vedi che... Stavo per dire Freezer. In realtà ho detto Junior e è stato quello. Perfetto. Ma vedi, cioè allora tu ti prenoti, aspetti 3 ore che finisce di disegnare. No, ma lui si è bloccato. No. Avanti il prossimo, Lullaby, già solo 4 cuoricini. Lullaby. Lullabina, Nina Nanna. Questo anime, un piccolo suggerimento, un po' anche per indirizzare Karen, perché sennò qui facciamo subito KO perfect. Questo è un anime un po' più vecchio di anni 90, però va tuttora avanti. Più che avanti, non è proprio episodico, ok? Non dico altro. Io vorrei già buttarmi, però... Iniziamo qui. Io ovviamente parto sempre dalla faccia. Non fate caso agli errori, ovviamente. Quali errori? Lo noterò e mi lamenterò anche. Lupin! Io! No, non ti sei prenotata! E vabbè, ma ho detto chi parla! Andiamo, dai, diamogli questo Lupin punto, terzo! Ma va, che altro Lupin c'è? Perdona. Cioè, se ci sarà il secondo. Lo finisco così a caso, via.
Ce l'ho fatta. Lupin, Karen, un pugno pieno, perché il nome dell'anime corrisponde a quello del personaggio. Eren accusa il colpo in ginocchio e zitto. E zitto. Allora, però io vorrei dire, la prossima volta prenotati, se no basta. Ma dai, 3 ore. Io così questa volta ce l'avevo anch'io. Ce l'avevo anch'io. Ma non è giusto, perché se io mi prenoto e dico io, tu intanto vai avanti a disegnare, io mi sono prenotata e continuo anche a vedere il disegno. Invece no. Le regole sono sacre. Ho sentito un insulto lì. Allora, quanto stiamo a un cuoricino in meno a testa? 4 cuoricini a testa, giusto? Sì. Mm-hmm. Benissimo. Questo penso che sarà l'ultimo degli anni 90. Ok. Oddio. Anche i successivi che verranno sono un po' nati negli anni 90, però si evolvono e crescono soprattutto nel 2000. Quindi lo dico a chi là fuori è pronto a commentare: ma questo anime è proprio del 1998? Vaffanculo. Preventivo. Ok? Siamo pronti? Siamo pronti. 3, 2, 1, ecco il prossimo. Allora, questo fammi vedere, oh. Premetto. Dai. Mi premetto che non l'ho mai disegnato. State calmi. Ok. Mi sposta quindi lo quello schermo. Quello che viene, viene. Quello che viene, viene, ho detto. Io. Vai. Cavalieri dello Zodiaco Pegaso. Ma dai, ma non si vedeva niente. Come hai fatto? Mamma mia, che forte. Ma questo è un cazzotto pieno. Ma io non ho neanche mai visto. Lo stomaco di Karen. Lo riconosciuto. È un cuoricino. Il singolo in fronte. Ma non l'ho neanche mai visto. Mamma mia, raga. Mamma mia, che nerd. Non hai mai visto neanche per sbaglio i Cavalieri dello Zodiaco. Ma certo che no. Me lo fai pure piangere perché non l'hai mai visto. Come non l'hai mai visto? Ma so chi sono, ma cioè, no, mai guardato, mi è piaciuto. Siamo pronti per il prossimo, quindi Karen ha solo 3 cuori. Yes. Allora Karen, ti avverto che il prossimo è sicuramente a tua portata, ok? Mm. Questo non hai scuse. Se non hai visto questo vuol dire che vivi dentro un bunker antiatomico o ci hai vissuto gli ultimi 20 anni. Pesa. Sei pronta? Vai. Siamo pronti? 3, pronti. 2, 1... Avanti. Iniziamo tutti più o meno uguali. Vabbè, io, Ash. Wow, attenzione, ci prende. Avevo anche la mano alzata. Finalmente. Ma io parlo. Un cazzotto pieno. Non si può vedere la mano alzata, io non ti vedo. Ci rimango male. Vabbè, questa era facile. Un cazzotto pieno, un cuoricino e meno Eren. Sì, però... E siamo 3 cuoricini a 3. Sì, ma tu indovini Ash e Lupin, io ti tiro fuori Junior e Coso. Ciao, cioè... I punti vengono uguali, non mi interessa. Vabbè, ragazzi. Un altro suggerimento per il prossimo, questa è una delle serie animate più longeve della storia. Ce l'ho! Ok, lo so che ce l'hai, abbi pazienza. Okay. Siamo pronti? Questo qua, per rendere le cose un po' più, come dire, speziate, per speziare un po' la faccenda, lo disegnerò di spalle. Oddio! Quindi siamo pronti, eh? Io lo so, siamo pronti, ho iniziato, quindi è bello. Quindi innanzitutto vediamo che la muscolatura posteriore c'è, quindi non è uno che insomma non è proprio fuori forma, ecco. Ah no, è diverso da forse da quello che immaginavo. Mm. Ok, ok. Ah, ho capito, ce l'ho. Ma non so chi è. Ce l'ho. Ce l'hai? Yes. Aspetta, fammi finire solo questo. vabbè, dai, la rendi troppo facile così, però. C'ho anche il poster da qualche parte in casa. Barba di lui? Il simbolo di Barba Bianca. Dimmi quando lo posso dire. Vai, dillo pure. Allora, One Piece, figlioccio di Barba Bianca, nonché suo prediletto, fratellastro del protagonista Luffy, figliastro del rivoluzionario Dragon. Stiamo parlando proprio di Ace. Non guardo One Piece. Ace, pugno di fuoco, attenzione, con la risposta così completa toglie 7 cuori a Karen. Toglie solo un cuore a Karen. Qui già siamo negli anni 2000, ok? Quindi Karen è rimasta con 2 cuoricini, Eren con 3, e andiamo avanti con il prossimo. Se non mi fai di cui non riceverete alcun suggerimento. Ehi, attenzione, il ricatto. È più importante vincere e dimostrare la mia nerdaggine, perché se non fossi nerd non sarei così affascinante. Ok, io ho già iniziato quest'altro. Ah, ok. Ah. Già così qualcuno potrebbe capire. Ah, ho capito, io. Ce l'ho. Io. Dillo. Però non so il nome. Di l'anime almeno. È di Naruto, il suo maestro, quello con i capelli bianchi che richiama i rospi, no? Sì, brava, è Jiraiya. Però non so il nome. Lei comunque sia prende solo il... come si chiama? L'anime, quindi toglie solo mezzo cuore. Sì, perché il nome non lo so. Allora, questo... cioè, lui l'avevo indovinato anch'io, però neanche io mi ricordo il nome. È il Jiraiya, ha detto, io Jiraiya, non lo ricordavo. Mi veniva in mente... gira un'altra cosa. Gira. Gira a casa. Io nel frattempo voglio sempre finire il disegnino, eccolo lì. Non lo lasciamo mai finire, ragazzi.
Avanti con il prossimo, sempre anni 2000, signori, non so se è stato poi dopo il 2010 o prima, non ho la più pallida idea. Voi con i commenti state calmi, che già vi vedo che siete lì con le dita infiammate, pronti a correggermi. Ma iniziamo. Questo potrebbe essere difficilotto per entrambi. Per Karen sicuramente può essere un po' difficile, perché cioè siamo sempre nel 2000. Sì. Beh, finora potrebbe essere un po' chiuso. Io potrei avere un suggerimento mentre che lo faccio, ovvero qui non conta la potenza muscolare o l'allenamento, ma semplicemente quanta amicizia hai in corpo. Il potere dell'amicizia va proprio oltre l'allenamento classico di ogni anime. E già mi sta venendo anche male. No, è molto, è una faccia molto comune. Ce l'ho. Ce l'hai? Sì. Fairy Tail, il protagonista, non mi ricordo se il nome esatto, Natsu. Natsu, e toglie un cuore di mamma mia, come te ne so! Tra l'altro, aneddoto, il disegnatore di questo manga ha dei tratti molto simili a quello di Oda, disegnatore di One Piece, perché fu suo allievo. Attenzione, piccola chicca, però non ha capito un cazzo per quanto si tratta di scrivere una storia, questo lo posso dire. Adesso tanti commenti cattivi per me. Rimaniamo nella categoria 2000, siamo a Karen con un solo cuoricino. Ha pensato 2000 nel senso che lei è una 2000. Ma va che cara, non è vero. Quindi Karen, rischi di morire con questo qua. Ma però tanto si sapeva che avrei perso. So che lo sai questo qui. Ne sono convinto. E vabbè, ma tanto lui non mi fa vincere. No, sono io devo dare sfoggio delle mie abilità. Pronti, 3, 2, 1, via. Quindi solito mento anime che deve essere rigorosamente triangolare. Vabbè, io ho... Ci sono io. Vai. È Armin. Wow, e ci prende con Armin. Dell'attacco di giganti. Ma perché mi brucia sul tempo? Piede. Mi brucia sul tempo, lo sapevo anch'io, mannaggia te. Ma perché non hai Armin? E toglie un cuoricino e rimane. Rimane con un cuore e mezzo, Eren, con un cuore lullaby, combattutissima questa sfida, attenzione, chi riuscirà vincitore? Anni 2000, forse questo già siamo sul contemporaneo, categoria contemporanei, okay? Il mondo intero si chiede quando cazzo escono altri episodi, mi sono rotto ad aspettare. Siamo pronti? 3, 2, 1, via. Karen è super competitiva, è presa dalla sfida e vuole assolutamente vincere, perché ormai è vicina la fine. Sente di avere solo un cuore, inizia a soffrire. Ha paura di perdere, sente la paura. Ah, io ci sono io. Ce l'ho anch'io. È Genos. Ma dai, ma basta. Wow, attenzione. È il mio personaggio preferito. Lascia con mezzo cuore. Io quelle tre li so tutte. È quello il problema. Cinque. Ne devi fare una difficile, Peo. Vabbè, le ho già fatte tutte easy. Gli anime che non guardo. Ha capito, ma io li so, ma scusa. Allora, a me ne sono rimasti solo due, ok? Fallo difficile, vogliamo difficile. Tu vuoi difficile, voglio faccio, io voglio... Uno è molto difficile, ok? Me ne sono rimasti due. Uno è molto difficile. Nel senso che è proprio di un anime di nicchia, ma è relativamente famoso. Non nasce da un manga, ma direttamente come anime. Invece il secondo è sempre molto contemporaneo, okay. Però è molto contemporaneo, ok? Quale volete? Scegli tu, tanto io ho capito che ho perso. Dai, faccio quello difficile, perché quello difficile? Ho già un'idea. Inizio fra 3, 2, 1, via. Ce l'ho! Vai! No, ho sbagliato. Ah, sì, ho capito tu chi pensavi, ma hai sbagliato. No, è perché poi hai messo altri tratti. Vabbè, però ormai... Posso tirarmi indietro, Peo? Io so chi pensavi. Posso dirlo tu a chi pensavi? Vai. Per me pensavi a Great Teacher Onizuka. Prima che li facessi capire. Però è mica era contemporaneo. Quindi. Contemporaneo, capito? No. È un po' difficile perché adesso forse facendo l'arma sua principale o... Mamma mia, lo so. Ma tu ormai avevi sprecato il tuo... Ma io non l'ho ancora detto. Allora grazie, mi prenoto io, non ho ancora detto niente. Ok, non è su mia, è un granché l'arma, però facciamo finta che è una roba molto tecnologica, ok? Ah, ma ci sono! Lo so, e lo so da un'ora, lo posso dire! Aspetta, facciamo prima provare a Karen semplicemente... Ma non è giusto, io non l'ho mai detto! E vabbè, sai, ti sei prenotato! Sai. Però tu ti sei prenotato, poi ti sei tirato indietro, quindi adesso... Quello di Psychopass, piacere! È Psychopass, dai, il tizio, adesso mi ricordo il nome, quello che in teoria è... Però è sufficiente per Karen dire solo l'anime! Per togliere quel mezzo cuore aereo con una coltellata alle spalle e lo finisce. Ma io non l'avevo ancora detto il nome. Vabbè, tu stavi sbagliando.
l'ha detto pure lei. Lei l'ha detto Nizuka, non l'ho detto io. Ma cosa? Io ho detto Psycho. Chi pensavi tu? Perché ci somigliavano i tratti. Io direi che per eliminare ogni dubbio, ogni commento negativo sotto questo video, qualcosa dai che sarà impossibile, potremmo dare un bonus al tutto. Vai, questo qua non si è capito. Quindi facciamo questo, era così tanto per divertirci. Ma il prossimo, che è l'ultimo personaggio che ho pronto. È l'ultimo personaggio che ho pronto, poi questo lo indovinate o io mi inculo. Okay. Siamo pronti? Siamo sempre contemporanei? Contemporanei. Innanzitutto da notare che, oh, attenzione, nessun mento triangolare. Ma è davvero un anime? Ma è davvero... può essere un anime qualcosa che non ha il mento triangolare, mi chiedo io. È molto raro, ma c'è, esatto, quanto pare. In questo mondo c'è spazio anche per chi non ha il mento triangolare. Allora, penso di sapere chi è. Devo pensare il nome. Io mi sa proprio di no. Allora, mia, io lo so. Chi è iscritto a questo canale sa chi è. Allora, se vuoi, io ti rispondo, però devi valutare tu il punteggio poi, ok? Io già così ti posso rispondere. Io non. Vai, rispondi. Allora, questo è il supereroe, quel manga di eroi che vi giuro ce l'ho in lista da guardare. Forse si chiama Hero Academia, una cosa del genere. E, mm-hmm. Però non l'ho ancora iniziato, mannaggia. Si chiama My Hero Academia. My Hero Academia. All Might, pronunciato in giapponese All Might. Ok, vedi, il nome non potevo saperlo. Io direi che ti posso proprio abbonare un mezzo cuoricino. Un attacco frontale a Karen, non un cazzettino, ma mezzo cuoricino. Vabbè, mica mi era rimasto mezzo cuore a me. No, ti è rimasto un cuore. Attenzione. Ah, ero rimasto in mezzo io. Ti è rimasto un cuore? Quindi adesso, per lo spareggio finale, io devo trovare un altro anime. Allora, qui mi dovete dire solo l'anime, ok? Beh, tanto basta mezzo cuore, giusto? Basta mezzo cuore, quindi solo l'anime. Aspetta, solo l'anime o manga? Cioè, mi stai dicendo in maniera solo il titolo dell'anime, basta. Siamo sempre sul contemporaneo. No, torniamo agli anni 90, perché non mi viene in mente nient'altro ora così. Aiaiaia. Questo sta disegnando. Ah, ok. Guarda, oh mio Dio. Io vorrei quasi buttarmi, sai, Peo. Non so che vuoi. Mi butto. No, non è. Sailor Moon. Sì. Sailor Moon. Sì, c'è Sailor Moon. Che porta a casa la vittoria. Tutti a giocare. Io ti lascio. Finisco single ma vittorioso per questa sfida. Ah, sì, Peo, sono sul mercato, sappio. Vai. Allora, un messaggio per Tearless Raptor. Eren è mio, stai lontano. Basta! Vabbè, ve lo lascio, fate quello che volete. Ormai. Fate quello che volete di lui, l'ha Devo detto. Buttare. Ci vediamo tra 4 ore, il tempo che vengo a Milano. E finisce così questa epica sfida. E insomma, che vede cardiopalma. Vede Karen, detta Nina Nanna, morire sotto la potenza di questo livello di nerdaggine assurdo di Eren. E finisce così questa magica storia. Se vi è piaciuto questo video, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Sempre ricordato che questo è Electric Boom. Quindi prego, un saluto anche da parte vostra. Ciao. Vi siete divertiti, bambini? Sì, vincere è divertente.